Momento preparazione. Tantissima roba, troppa roba. Iscriviti al suo canale. Come si chiama il tuo canale, Matte? Matte Metal Mood, troppo complicato, eh? Troppo complicato, bisogna accorciare il nome qua. Adesso, ragazzuoli, ci buttiamo in questa riva qua, tutto questo campo qua. È lo stesso posto dove siamo venuti con Ivan nell'ultimo video. Vediamo chi ha più buccio del cuculo tra Ivan e Matteo. Spero di avercelo io. Allora, prima buca nel terreno duro. Quello sta suonando, non si sa ancora. Vediamo di tirarlo fuori. Ancora giù. Prendiamo il coltello. Dura, ragazzi, dura. Oggi bisogna che seleziono veramente le buche da fare, perché sennò tra mezz'ora sono distrutto, so già io. Anche qua comunque, infatti lo sento, secondo me è ferro. L'ho già visto, lo lascio lì perché è troppo grande, quindi lo richiudo e basta. Comunque bello, perché ogni tanto sento parlare qualcuno da solo, è Matteo, che è là. Il bello di chi fa anche video è questo, che parla da solo. Questo qui non lo scavo, perché qua c'è anche del ferro, quindi... Come ho detto prima, selezionando un po' i vari suoni, quello lì è uno di quelli che discrimino. Qui c'è erba medica tagliata. Un po' duretta qua la terra oggi. Adesso ho messo il metal in 5 kHz. Devo spingere un po' di più. Il problema è che quei 5 kHz va un po' più giù, schimarò i maroni e la terra è dura, quindi c'è da impazzire oggi, però vediamo, dai, qui non sta suonando niente per adesso, mi sa che è giù davvero. E qua, ce l'abbiamo, ho di radici anche. Della medica, ovviamente, ragazzi. Scusate se balla tutto, ma non posso far diverso. Però apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo. Abbiamo qui un bacciolo. Una lotta. Un pezzo di ferro. Mi sa che
Bene il ferro, ragazzi, mi sa. Esattamente del ferro, che due maroni. Vista. Questa è plastica, non può mica essere questa. Infatti non è quella. È questo. È questo. Allora, da parte mia non sta uscendo niente, dopo mezz'oretta. Il campo è bello grande. Molto bello il posto, tutto, ma non sta uscendo niente. Adesso non so, Matteo, se si sta tirando fuori qualcosa, ma boh, non lo so, ragazzoli. L'importante è stare bene qui fuori, anche perché oggi c'è il sole. Adesso c'è, prima era tutto coperto, tutto nuvoloso, come potete vedere. Adesso c'è un po' schiarito, ma c'è un po' di arietta. Si sta veramente benissimo, quindi va bene. Se troviamo qualcosa, bene. Se non troviamo qualcosa, se non troviamo niente, amen. Non so cosa dirvi, il video lo vedrete lo stesso. Molto grandi è anche questo, che diventa dispersivo, non ci si focalizza in una zona, ci si gode la giornata, quello sicuramente, però si spazzola un po' la cazzo di cane, questo è il succo del discorso, o la morale della fragola, si spazzola la cazzo di cane. Pulitissimo, pulitissimo, non fa niente. Adesso voglio andare qua giù, alla fine di questa collinetta, che secondo me là sotto c'è una casa, quindi potrebbe essere che una volta ci fosse una casa precedente, diciamo, e magari i contadini hanno perduto qualcosa. Andiamo a vedere. Niente, ragazzi, non sta uscendo niente. Adesso è uscita questa zolletta, non so cosa ci sia dentro. L'ho appena intravista. Non so se è una stronzata o non è niente. In pratica è la stessa cosa. Vediamo un po' cos'è. È uno strappo di lattina. Non si sa di che lattina, però. Tipo, è che c'è scritto S Sizzle. Ah, Sizzle Poker. Non so cosa sia, dopo lo pulisco. Ma credo proprio che andrà nel cesto della sbagiuzza. Buca lì, bossolo qui. Qua secondo me c'era la casa, perché c'erano dei pezzi di mattone, robe varie. Non in modo eccessivo, però non in quantità eccessiva, però ce n'è. Quindi probabilmente qui c'era. Vedete, lì c'è un viale di cipressi recente. Abbiamo tutto il prato qua. Forse un po' troppo grande per cercare per bene. Bisognerebbe venire in 15. Vabbè, adesso andiamo avanti. We'll be right back.
La prima moneta la sta trovando Matteo, perché io sono da cappotto anche oggi. Guardala. Moneta, dai. Moneta? Sì, dai. Sì, sì, sì. Bononia? Sì. Che qui suonava veramente... Questa è vecchia. Suonava veramente bene. Sottile, sottile, sottile. Un attimo. Tec. E poi c'è anche queste rocce qui. Sì, che suonano. Un pochino suonano, quindi mi hanno fregato anche questa. Questa è vecchiotta, bella da pulire. Ora... Ecco, almeno una moneta ve l'ho messa nel video, ragazzi. Grazie Matteo, però. Ora le tirerò fuori. Non so, guarda, sono deluso marcio. Si sta da Dio tutto quello che vuoi, ma sono deluso marcio. Sì. Penso se fosse caldo che amarezza. Un po' forte però potrebbe esserci. Azzurro terra, ragazzi. È una fibbia militare, già viste? Una fibbietta militare classica. C'è duro, ragazzi. Là dentro. Ah, moneta. Monetina recente. Penso un 2 centesimi di acqua.
di... no? Intravedo uno stemmino, infatti troppo sottile. Sì, comunque abbiamo un bel profilo. La pulisco. Dovrebbe venire pulita. Nel frattempo Matteo ha trovato la seconda moneta. Vediamo se la trovo anch'io. Seconda, te o terza? Vediamo cosa trovo io. Io ho un pezzo di alluminio, no, di piombo, che cos'è? Di piombo. Si apre la mano, vedete? Piombo. Ovviamente batto in centro la radice, è uscito un bossolino, quello che rimane di un bossolo. Abbiamo una latta, non so, c'è neanche in casa da lei, neanche questa. Quindi questo è passo di latta qui. Ma va a fare. Vengo a stire fuori qua, Matte Metal Mood. Fondo così. Una banana? Oh, bello! Oh, questo è fantastico. Questo qui dovrebbe essere del 1000. Questo è vecchio, eh? Sì, questo è. Questa è una bellissima latta del 1000. Ah. Preistorica, per non, beh, dire, sì, per non dire medievale. Medievale. Hola, hola, hola.